Ciao, eccoci tornati al nostro grande percorso settimanale da dipendente a indipendente, dove impariamo ad essere, diventare degli indipendenti nella nostra vita, nella nostra esistenza, nella nostra condizione personale e finanziaria e di conseguenza anche in tutto il resto. Pillole liberamente tratte dal libro Diventa milionario partendo da dipendente. Il dipendente non si muove mai prima. Il dipendente muove sempre dopo. Il dipendente si muove, non pianifica niente, quindi il dipendente non ha una pianificazione della propria vita per dire io voglio arrivare a raggiungere un risultato di un certo tipo economico-finanziario entro tot tempo, entro tot anni e voglio trasferirmi dopo qua, voglio fare, quindi metto in atto tutta una serie di azioni e di risorse per giungere a questo. Ecco, no, questo non lo fa, il dipendente inizia a lavorare così. Mette dentro i soldi così, spende così e aspetta che qualcosa capiti. Non pianifica assolutamente niente. Inevitabilmente arriva a muoversi, a cercare di mettere a posto le cose solamente quando è mosso da un'urgenza inevitabile. Quando ormai è troppo tardi. E riesce a raccattare qualche cosina, è come poi dopo quando arriva ad aver fatto un qualcosa, ha fatto un fondo pensione, ha fatto un qualcosa creato da altri, venduto da altri anni e anni fa, e quando è che si accorge che non era buono, come tante altre cose che facciamo, quando si accorge che era buono, che non era buono, quando è finito, quando sono passati anni e anni, ah, ma era tutto, guarda qui, guarda cosa vado a prendere, niente, ok? Si accorge quando è troppo tardi e non si muove più, si muove solamente da ultimo, quando riesce a raccattare forse qualche coccio e spesso non riesce più a fare niente, comunque si muove sempre, mosso da urgenza inevitabile. L'indipendente, che cosa fa? L'indipendente pianifica la sua vita. La pianifica e mette in atto una serie di azioni per arrivare a un risultato. Noi miriamo alla pensione raggiunta in maniera indipendente con un programma finanziario autonomo, benissimo, è un obiettivo. Altre persone possono averne un altro. Facciamo un piano, mettiamo in atto una serie di azioni per raggiungere entro un tempo determinato e un'età determinata quel risultato. Si muove subito quando all'interno di un piano c'è qualcosa che può essere migliorata per massimizzarlo e per abbattere una serie di cose che non vanno bene, immediatamente si muove per fare in modo che tutto fili liscio. Non lascia filare senza avere niente in mano. Arriva al risultato scelto da lui. Qui arriva dei risultati che sono dei risultati buttati lì, forse scelti da altri, forse venduti bene da altri. E alla fine, mentre qua il dipendente sputa il sangue perché, diciamo così, si lamenta di tutto ciò che avrebbe potuto fare, ma che non ha fatto bene, che è andato male. L'indipendente festeggia. E come si suol dire, chi vince brinda e chi perde spera. Tu cosa vuoi fare? Vuoi brindare o vuoi sperare? Dipende se vuoi stare dalla parte del dipendente o continuare lo straordinario cammino ogni settimana insieme a noi, quello dell'indipendente. E ci vediamo alla prossima puntata.